Amici di Spicchi Mantovani, siamo qui con coach Massimo Borghi dopo la fine della partita, purtroppo con sconfitta di Mantova Agricoltura per 60-43 contro il Basket Crema. Massimo, se uno guarda le statistiche, tutto sommato sembra una partita equilibrata, forse loro hanno fatto qualche canestro in più da tre punti. Diciamo che possiamo dire che la partita si è risolta nella sua mossa azzeccata di annullarvi forse Giulia Monica. Buonasera a tutti innanzitutto. Sì, penso che il risultato sia sia veritiero, nel senso che siamo riusciti a giocare punto a punto per tre quarti e mezzo contro una formazione assolutamente di prima fascia. Crema è stata brava senza ombra di dubbio a togliere dal gioco Giulia Monica ed è stata brava anche a limitare la nostra Argentina, ma quest'anno, come abbiamo detto, vogliamo giocare con 10 giocatrici e 10 giocatrici che prendano fiducia, e quindi sono molto contento della prestazione delle mie ragazze, perché veramente abbiamo fatto una super partita per tre quarti e mezzo, poi purtroppo abbiamo mollato. Sì, come hai mai anticipato tu, la domanda che volevo farti, infatti forse ci siamo scordati la differenza, altra differenza è stata forse l'assenza di Bottazzi, come quindi avere un cambio per Giulia Monica, e forse la differenza, il gap di questi 17 punti l'hanno fatto le panchine, perché al di là dei 10 punti dell'Antonelli, diciamo loro invece dalla panchina hanno avuto molto più ciccia. Sì, no, senza dubbio loro hanno 11 giocatrici di categoria, alcune che arrivano dalla 1, noi l'assenza prolungata di Sofia sicuramente un fattore, anche perché stava giocando molto bene, aveva massima fiducia, e abbiamo perso ovviamente un po' di tiro da tre punti, quindi una giocatrice per noi importante soprattutto in fase realizzativa, però ripeto, quello che è mancato a mio parere è sicuramente la via del canestro, perché i 43 punti che abbiamo fatto ovviamente sono una chiave, ecco. E forse Massimo anche l'inesperienza, di pur avendo delle giocatrici di esperienza, ma l'inesperienza di quando hai riagganciato la partita sul 38-37, forse di slancio, di voler andare avanti, invece lì forse è stata la pecca quella che dopo ti ha affossato, tra virgolette. Ma sì, a metà del terzo quarto siamo andati sotto di uno, quindi avevamo recuperato il gap del secondo, dell'intervallo, 38-37, due tiri liberi a nostro favore purtroppo sbagliati, senza dubbio quelli potevano essere una chiave di svolta per la partita, anche se ripeto, vincerla probabilmente sarebbe stato molto difficile, ma sicuramente giocarcela fino agli ultimi minuti sarebbe piaciuto e ci sarebbe più piaciuto, perché ce lo meritavamo. Massimo, mi sembra di capire che il dispiacere più grosso non è nella sconfitta per se stessa, ma il gap di 17 punti che non ci stanno, quindi diciamo che una sconfitta di 3-4 punti, non dico che era come una vittoria, ma senz'altro il morale era maggiore. Senza ombra di dubbio, rimane che ho fatto i complimenti alle mie ragazze, giocavamo contro una squadra che è campione d'Italia, ha vinto la Coppa Italia, è sicuramente la più titolata per arrivare a salire, e sapevamo che era uno squadrone, e invece abbiamo fatto tutte le cose che avevamo preparato e siamo state veramente bravissime, e quindi mi dispiace assolutamente, sì, hai letto bene il discorso. Non ci stavano i 17 punti, però la sconfitta ci stava, sono state più brave e se lo meritavano, ecco, questo senza ombra di dubbio. L'infortunio della Bottazzi, quindi cosa ci porterà a vedere? Un Antonelli usata più nel ruolo di guardia oltre che di play? Senza ombra di dubbio sì, avremo più rotazione con Pastore, Antonelli e Alice Marchi, anche potremmo utilizzare da guardia, che adesso è il suo ruolo naturale, la stiamo utilizzando soprattutto da playmaker, però potrebbe essere che Antonelli torni a fare il playmaker e Marchi la spostiamo nel ruolo di guardia, che sicuramente è una giocatrice molto offensiva e che ha punti nelle mani, che quindi ci può aiutare. Massimo, grazie della tua cortesia e in bocca al lupo per la settimana prossima per la trasferta di Sarcedo. Grazie a voi e andiamo a Ponzano. A Ponzano, scusa, volevo essere attento. Grazie a voi. Grazie Massimo. Buona serata, arrivederci. Siamo con la capitana e una delle protagoniste della partita, Simone Antonelli. Simo, quando siete arrivati a meno uno, forse vi siete fatti la bocca buona e l'irruenza di volere forse passare di slancio è quella che vi ha tradito un po'.
Ma sì, noi siamo entrati in campo convinte che non avevamo nulla da perdere, infatti si è visto dalle prime battute, quindi ci siamo, abbiamo giocato su quello. Poi ovviamente quando si gioca sempre 5 contro 5, sapevamo che avevamo di fronte una squadra che ha dichiarato su tutti i fronti cosa vogliono fare, quindi non avevamo nulla da perdere. Ovviamente quando si arriva lì appunto a punto con una squadra che ha queste ambizioni, si è emozionati su quello. Poi abbiamo buttato due o tre palloni in attacco, forse che potevamo capitalizzare meglio. Abbiamo preso dei canestri che forse ci hanno un po' atterrato, diciamo, e siamo state brave a reagire, però ecco, brucia ancora perché secondo me potevamo. Sono convinta che il punteggio finale non rispecchia quello che poi è stata la partita. Come abbiamo parlato, come abbiamo detto col vostro coach, abbiamo visto che c'è, diciamo, i due episodi più eclatanti sono stati senz'altro che loro sono stati bravi a, diciamo, a escludere Giulia Monica dalla partita e forse a parte i tuoi 10 punti, no, i tuoi punti, diciamo, dalla panchina senz'altro loro hanno avuto questo gap di 17 punti, forse è stato dato dalla panchina, ecco. Sì, secondo me loro sono state brave a giocare sui loro punti forti e abbiamo preso dei contropiedi dove loro hanno fatto quello che sanno fare meglio, sia il tiro dalla distanza, che buon per loro è entrato, ma sapevamo che insomma loro giocano così. Sicuramente a noi in attacco ci è mancato qualcosa, ci sono mancati dei canestri che potevano entrare, purtroppo non sono entrati, se no secondo me stavamo parlando di un'altra partita, però ecco, secondo me siamo state molto brave perché ci abbiamo creduto fino alla fine e ripeto per l'ennesima volta che il punteggio finale è quello che ci brucia di più perché secondo me non veramente non rispecchia quello che è stato poi tutta la partita, ecco. Simona, comunque diciamo che rispetto anche alla fine dello scorso campionato, perché vabbè, si è interrotto prima, diciamo che quest'anno si è già vista l'impronta di una squadra almeno, un gruppo che gioca assieme, che si cerca, logico che dipende sempre da quelle più esperte, una di queste appunto come diciamo è Giulia Monica, è bravo il suo coach a fare una difesa per escludere, però diciamo che di squadra si è vista una squadra giocare insieme. Sì, io penso che quando fai un campionato di questo tipo e con una squadra di questo tipo, siamo tutte importanti, proprio per questo motivo, secondo me dobbiamo entrare in campo sapendo che tutte devono portare il proprio mattoncino. Poi è ovvio che ci sono delle priorità, delle situazioni che magari, noi sfrutteremo durante l'arco dell'anno, ma insomma non è che ci nascondiamo, Giulia è stata la miglior marcatrice dell'anno scorso, quindi è ovvio che i suoi punti sono fondamentali per noi. Penso che per il proseguo della stagione sia importante l'approccio di tutte perché ovviamente secondo me possiamo fare molto bene e quindi mi auguro già dalla prossima che possiamo migliorare ancora di più. Simo, grazie per la tua disponibilità. Allora, in bocca al lupo per la prossima partita di Ponzano. Grazie, crepi il lupo, grazie a tutti quelli che sono venuti a vederci, anche le restrizioni e anche tutti quelli che ci hanno seguito da casa. Sempre dagli, ciao a tutti. Ciao, ciao, grazie.